dire ringrazio il capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, che quando è venuto qui ha voluto, senza ipocrisia, portare questa vicenda come un problema nazionale. Vi voglio leggere solo una perizia, però è dentro una relazione del Tribunale Militare. Questa dice: durata della contaminazione, il culmine della contaminazione già avvenuta della falda è stato calcolato, avrà luogo non più tardi di 50 anni, quindi 2060, coprendo così un arco temporale complessivo di circa 80 anni dalla prima contaminazione sino al suo culmine. La contaminazione del percolato al fondo e al bordo degli invasi non ha tenuta, e se non confinato con tecniche di bonifica continuerà inesorabilmente per gli altri 70 anni fino al 2080. Quindi quando noi teniamo situazioni di questo genere, ma possiamo mai pensare che il tutto si risolva domani mattina? Ma non per questo noi possiamo pensare che la situazione così com'è non meriti o non sia una questione nazionale, ma è una propria emergenza nazionale. Mi spiegate che cosa ha a che vedere la vicenda delle bonifiche con la terra dei fuochi? Se qualcuno lo spiega, che non hanno nulla a che vedere, sono due cose totalmente diverse. Fare di un termine un fascio e mettere insieme la vicenda del ciclo dei rifiuti, che ha i suoi problemi, alla vicenda delle bonifiche, che è tutt'altra cosa di serietà molto, molto più grande, e dall'altra di pensare alla terra dei fuochi e mettere tutto insieme per fare una, come posso dire, un grande fascio di problemi, perché poi l'obiettivo è generare confusione soprattutto verso i cittadini e non risolvere le questioni, perché il problema è poi dare soluzioni. La terra dei fuochi è una questione serissima, ma che è legata al comportamento attuale di un pezzo di illegalità che mette insieme imprese che non vanno allo smaltimento, che così risparmiano i soldi e lavorano sull'illegalità. La stessa cosa vale per qualche cittadino, qualche sistema produttivo, che sono fenomeni prima di tutto illegali, illegali, che non sono la storia della nostra regione, non sono fatti diversamente negli ultimi 30 anni, fatti col controllo della camorra, con i danni, cioè, sono fenomeni che capitano ancora oggi e che non hanno esempi in altre parti d'Italia. E quindi permettetemi, un problema che dobbiamo risolvere noi, con la nostra comunità locale, con la nostra capacità di poter capire che questi comportamenti illegali vanno puniti con severità, e bisogna intervenire perché ne vale la credibilità della regione Campania. E allora devono intervenire i comuni, perché i comuni hanno il controllo sul territorio, non ce la fanno, diamogli una mano, come gli stiamo dando una mano per il territorio, per il sistema di controllo. Deve intervenire, come è naturale, le forze dell'ordine, la magistratura, per combattere i semi legali. È un sistema che va colpito così e che non ha nulla a che vedere con fenomeni molto più profondi, non che questo sia meno grave, ma che hanno ben altre origini e hanno ben altre soluzioni e meritano ben altre risposte.